Ciao a tutte ragazze, eccomi qui per un nuovo video, questa volta come avrete capito per interpretare una nota cantante, Katy Perry, e quindi ho deciso di divertirmi indossando questa parrucca blu, appunto come usa fare lei, ho finalmente adesso ho i capelli corti. E devo dire che è proprio diverso stare con i capelli corti. E poi ho deciso di realizzare questo make-up sui toni prevalentemente del blu, e poi nella parte inferiore ho utilizzato il viola. Questo è il trucco occhi. Spero che vi piaccia, mentre sulle labbra ho deciso di utilizzare questo, che è il nuovo rossetto, uno degli ultimi rossetti usciti della Yves Saint Laurent, la linea Vernis Le Vrai. Questo in particolare è il numero 17 ed è un bellissimo rosa, molto bello. Vi avevo promesso, perché su Facebook ho postato la foto e tante mi avete scritto, e quindi vi avevo promesso che ve ne avrei parlato. Io ho soltanto questo, nel senso solo questo colore della collezione, però è veramente molto bello sia il colore che la tenuta. Ieri sono riuscita a tenerlo su dalle 10 di mattina fino a mezzanotte, e diciamo che soltanto dopo le 10 di sera il colore era un pochino diminuito sulle mie labbra, ma comunque c'era e l'ho anche quindi sia pranzato che cenato. Il colore poi è veramente molto bello, e non sono riuscita a trovare dei dupe di marche low cost, perché comunque anche se ho girato molto veramente non sono riuscita a trovarne. In compenso ho trovato questo smalto, che invece si abbina perfettamente al rossetto come potete vedere, e invece questo è low cost perché è della Deborah ed è della linea Prêt à Porter, ed è lo smalto ballerina tutù. Spero quindi che questo make up e questo look in generale vi possa piacere, vi possa interessare. Iniziamo quindi subito applicando una base. Io utilizzo questa, che è di Essence I Love Stage, e la applico su tutta la mia palpebra, sia mobile che fissa. Non dovete mettere tanto prodotto, perché comunque ne basta veramente poco, in questo modo. Poi voglio far risaltare maggiormente i colori, quindi vado a prendere due matitoni, uno chiaro, azzurro chiaro, e uno invece sul blu. Parto applicando quello azzurro chiaro. Lo applico nella parte interna del mio occhio, ed è un color diciamo verde acqua. E poi applico subito quello blu più scuro, da dove finisce il colore più chiaro fino alla fine del mio occhio, in questo modo. Con il mio dito anulare sfumo un pochino i colori dove si incontrano, e ho completato quindi la mia base. A questo punto prendo un pochino di azzurro chiaro 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 e lo applico in questa parte dell'occhio, picchiettando il colore. Io ne sto utilizzando uno di L'Oreal, ma ovviamente potete scegliere quello che volete. Picchietto quindi l'azzurro chiaro, è un azzurro quasi un color Tiffany, diciamo, molto molto luminoso, per illuminare questa parte. A questo punto prendo invece un ombretto blu, ed è questo qui di Kiko, ed è invece opaco. È molto importante che utilizziate un blu opaco, e lo inizio ad applicare su tutta la parte restante della mia palpebra mobile, in questo modo. Dovete applicare poco colore alla volta, perché comunque ad esempio questo ombretto che sto utilizzando è molto scrivente. Così. Iniziate a dare la forma al vostro occhio, quindi qui, facendo la tipica forma a via triangolo, e poi portate verso l'alto, in questo modo, dentro la piega del vostro occhio, con movimenti in avanti ed indietro.
prendete un pennellino da sfumatura. E iniziamo a sfumare, a diffondere il colore anche qui dove si incontrano il blu e l'azzurrino chiaro. Quando avete finito di sfumare, prendiamo ancora il blu scuro e andiamo a dare profondità al nostro sguardo. Questa volta abbiamo delineato l'occhio e qui mettiamo un po' di blu scuro. E portate verso l'interno. Se volete, ne sentite la necessità, sfumate ancora. Potete anche prendere ancora un pochino di azzurro chiaro chiaro chiaro. E lo potete applicare nuovamente nella parte interna. Così. A questo punto invece scelgo di utilizzare un blu shimmer ed è questo qui di Kiko ed è il numero 24 ed è, fa parte della collezione Quelli Cotti, quindi si può usare bagnato, infatti lo vado a prendere bagnato con un pennellino di questo tipo, quindi proprio quello per l'applicazione dell'ombretto, e lo vado a portare al centro della mia palpebra in modo tale da creare un punto luce qui, perché questo ombretto è pieno pieno di brillantini, solo al centro però. Ok, se volete sfumate ancora un pochino qui. Per la parte invece inferiore dell'occhio applico pochissimo di questo colore, è della L'Oreal ed è un azzurrino, un misto tra un violetto ed un azzurrino, quindi inizio a dare dei riflessi anche violetti nella parte inferiore dell'occhio. Lo sto applicando direttamente col pennellino in dotazione all'interno dell'ombretto. È solo per creare una base, diciamo, anche al di sotto dell'occhio, che però abbia dei riflessi violacei, perché deve far risaltare maggiormente, deve riprendere comunque l'azzurro sopra, quindi è comunque un azzurro, però più sul violetto, perché adesso andremo ad applicare del viola. Prendo infatti questo, che è lo Shea Stick di Kiko che avete già visto in moltissimi altri miei video, e lo applico qui lungo le mie ciglia. A questo punto prendiamo un pennellino da eyeliner, come questo, e inizio a sfumare. Diffondo il colore, prima in avanti e indietro, e dove c'è la fine lo porto verso l'esterno in modo tale che si congiunga con il blu. Come vedete qui avremo in alto il blu e in basso il viola. A questo punto delineo la parte superiore del mio occhio, prendo prima una matita nera, io sto utilizzando questa che è la Multiplay della Pupa, e inizio a tracciare una linea, la attaccatura delle ciglia, e poi Katy Perry usa sempre portare un eyeliner molto definito, e quindi lo faccio anche io. Così. Ovviamente il nero con il viola sotto stacca troppo, quindi sopra il nero metto del viola, in questo modo, e prendo una matita viola di Kiko, questa invece è shimmer,
e quindi inizio a passarla sopra il nero. In questo modo la riga di matita superiore sarà sicuramente più intensa di quella inferiore perché sarà un misto tra un viola e un nero e quella sotto sarà soltanto viola. Porto anche un po' di questa matita qui in basso. E la sfumo. A questo punto, per allargare ulteriormente il mio sguardo, applico una matita color avorio all'interno del mio occhio. Questa è di Neve Cosmetics. Adesso vado ad applicare un highlighter nella parte interna del mio occhio con questo pennellino lingua di gatto che però è un pochino più grande e lungo sotto l'arcata sopraccigliare in questo modo e lo sfumo. Decido di applicare uno dei miei mascara preferiti ed è questo qui che è di Collistar ed è uno dei miei mascara preferiti, super mascara tridimensionale ed è blu, di un bel blu intenso. A questo punto il make-up occhi è finito. Aggiungo un pochino di blush sulle guance. Decido quindi di applicare questo blush che è della Essence e lo applico prendendo tutti questi colori, tranne quello più in basso perché è troppo scuro per la mia carnagione. È dotato anche di un illuminante, quindi lo prendo direttamente con il dito e lo porto qui, nella parte alta dei miei zigomi. A questo punto, come avete notato, ho deciso di applicare questo smalto, che è uno smalto rosa di un bellissimo colore ed è il numero 31 Ballerina Tutu di Deborah della linea Prêt-à-Porter. E quindi decido di applicare questo, che riprende il colore delle unghie per staccarmi un po' dal blu, che sono i rossetti che sono usciti da poco della Yves Saint Laurent. Questo è il numero 17. Questo quindi è il look completo. Come vedete, il rossetto si abbina perfettamente con il colore delle mie unghie e questo invece è il look occhi. Spero tanto che vi sia piaciuto e anche la mia, diciamo, interpretazione, di Katy Perry con, questa parrucca. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!